Pace e bene, cari amici, bentrovati. In questa domenica inizia un nuovo anno liturgico, l'anno A, dove mediteremo sul Vangelo secondo Matteo, e inizia anche il tempo di Avvento, che per noi cristiani è un tempo forte, un tempo di grazia, dove non solo siamo chiamati a far memoria della venuta del Signore nella storia, 2000 anni fa, ma anche a ravvivare e invocare sempre più la sua venuta e il suo ritorno nella gloria. Non sappiamo quando il Signore verrà. Nel libro dell'Apocalisse ci ha detto: ecco, io vengo presto. Sappiamo che in quel giorno avrà fine questo mondo, il creato verrà trasfigurato, il male e la morte definitivamente eliminati e avranno inizio cieli nuovi e terra nuova. Siamo chiamati a tendere verso questo incontro, ad attenderlo, che in latino significa proprio tendere verso. Cosa vuol dire ciò? Prendiamo un esempio dalla vita quotidiana. Quando attendiamo un ospite a cena, un ospite illustre, o sta per ritornare, che so, il figlio fuori da tanto per studio, o la moglie o il marito che sono stati tanti giorni in trasferta di lavoro, chi attende la venuta dell'ospite, del consorte, del figlio, solitamente cosa fa? Solitamente prepara con più cura l'ambiente, magari una cena più buona, sistema in modo particolare le cose, cioè c'è una cura e un'attesa piena di cura e un'attesa operosa. Così dovrebbe essere la vita del cristiano, un'attesa operosa della venuta del Signore, del suo ritorno, imparando a riconoscerlo nascosto negli altri, nei sacramenti, cogliendo le tante occasioni che si presentano a noi per amare, per camminare verso questo incontro, che avverrà sì alla fine del mondo, quando sarà, ma di certo che in pienezza avverrà alla fine della nostra vita, quando Egli, con sorella morte, ci chiamerà. Allora, il Vangelo di oggi, tratto dal capitolo 24 del Vangelo secondo Matteo, versetti 33-44, ci viene a mettere in guardia da un pericolo. Il Signore dice che la venuta del Figlio dell'uomo sarà un po' come ai giorni di Noè. Tutti mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e li travolse tutti. Qual è qui il problema? Ce lo spiega l'ultima frase: non si accorsero di nulla. Queste persone di per sé non facevano niente di, vi posso dire, di malvagio, di perverso, vivevano, mangiavano, bevevano, cioè soddisfavano i loro bisogni primari, prendevano moglie, prendevano marito, si sposavano, soddisfavano i bisogni affettivi. Il problema è che queste cose necessarie per vivere divenivano il loro assoluto, sono state il loro assoluto, sono stati talmente presi unicamente da queste cose da non rendersi conto di ciò che stava accadendo attorno a loro. Cioè che Noè stava costruendo un'arca nel bosco, che iniziava a piovere a dirotto, come forse lui gli aveva detto, che si stava allagando tutto, ma loro, non curanti, hanno continuato, presi unicamente da se stessi e dal soddisfare i loro bisogni. Questo serve veramente a darci un colpo di sveglia. Perché? Perché il rischio di essere intontiti ed unicamente presi dalla routine quotidiana e non riflettere più sul dove siamo diretti e dunque sul come stiamo vivendo profondamente la nostra vita è di tutti. Diceva Enzo Bianchi che noi viviamo e oscilliamo nel nostro quotidiano tra una febbre apocalittica con predizioni catastrofiche di possibili eventi disastrosi e un'indifferenza totale verso questi eventi. Fra Faustino diceva, raccontava di alcuni suoi amici, che soprattutto un suo caro amico che nel guardarne l'inizio di conversione, anche la sua consacrazione dalla totale lontananza all'essere missionario, sacerdote, costui diceva che non aveva bisogno di miracoli, perché per lui la conversione di questo suo amico, di Fra Faustino appunto, era un miracolo. Risultato?
questa persona non cambiò minimamente. Oppure viene a mente in tanti funerali quante persone vanno a dare le condoglianze, si radunano a pregare, piangono, lì per lì così si condivide un momento di dolore, ma poi si ritorna alla vita esattamente come prima. Questo fa riflettere, perché un antico adagio diceva: pensa alla morte così non peccherai. Cioè, se io provo davvero a mettermi nella prospettiva che tutte le cose e che la mia vita per prima ha una fine, e dunque ha un fine, e inizio a guardare la mia vita qualche volta da quel punto di vista, inizio a fare un po' di verità nella mia vita. Questo non significa vivere con l'ansia o banalizzare il presente, no, significa viverlo in pienezza, andare più a fondo, significa chiedersi: ma io sto camminando verso la mia meta? Tante volte corriamo, facciamo mille cose, ma l'anima dov'è? Cioè, verso dove stiamo correndo? È una domanda seria, è una domanda profonda, è una domanda da lasciare risuonare nel nostro cuore. Perché vi ripeto, tante volte assolutizziamo alcune cose e ne perdiamo di vista tante altre. Ecco perché il Signore ci chiama a vigilare, a saper accogliere le sue chiamate a conversione, a saperci rendere conto di ciò che non va per raddrizzarlo finché abbiamo tempo. Ma quante volte lasciamo correre, aspettiamo, rimandiamo, come se fossimo noi i padroni della nostra vita. Ma il padrone della nostra vita è Lui. Non abbiamo che l'oggi per amare, per deciderci a cambiare direzione. Siamo dunque chiamati a vigilare, a essere attenti, a essere presenti a noi stessi. Padre Cantalamessa diceva: la vigilanza, quindi l'essere attenti, prende valore dal motivo per cui si veglia. E diceva: veglia anche il donnaiolo, diceva Sant'Agostino, e veglia il ladro, ma non è certo buono il loro vegliare. Vegliano coloro che passano la notte in discoteca, ma spesso per stordirsi, divertirsi e non pensare. Ora, il motivo evangelico della vigilanza è così formato da Gesù: state attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. Non serve consolarsi dicendo che tanto nessuno sa quando sarà la fine del mondo. Ci sarà una venuta, e c'è una venuta, un ritorno di Cristo che ha luogo nella vita di ogni persona, al momento della sua morte. Il mondo passa, finisce per me, nel momento in cui io passo da questo mondo e finisco di vivere. Più fine del mondo di così. E lui ripete: ma Dio forse ci minaccia, non ci vuol bene? No. Ci dice questo proprio perché ci ama e ha paura di perderci. Non dobbiamo fare gli struzzi che pensano magari di nascondersi perché hanno infilato la testa sottoterra. Dobbiamo guardare la nostra vita e scoprire che è un pellegrinaggio, che abbiamo una meta. Quando noi partiamo in viaggio, solitamente sappiamo dove vogliamo andare e in base alla meta, al percorso, organizziamo anche il tragitto, le cose da portare o meno. Così dovrebbe essere anche la nostra vita, e ogni tanto ricordarci della meta e guardare le cose dalla prospettiva della fine ci possono aiutare a raddrizzare i nostri passi per non perderci, per non dissolverci in mille cose inutili. Come fare dunque? Guardare le cose dalla giusta prospettiva e provare per esempio a chiedersi: ma se Dio oggi mi chiamasse, sarei pronto ad incontrarlo? Come vivo il rapporto con Lui? Sono nella sua amicizia? Come vivo le relazioni con gli altri? Dov'è che non va? Dov'è che magari sto dedicando poco agli affetti e troppo al lavoro? Dov'è che sto dedicando poco tempo a delle persone care, a degli ammalati, a degli anziani? Dov'è che sono poco affettuoso? Dov'è che mi lascio andare con troppa facilità ad abitudini sbagliate? Dov'è che mi rendo conto che sono prigioniero di un vizio che banalizzo e mi sta tirando giù come un sasso legato al collo mentre mi butto in acqua? Guardare le cose dalla giusta prospettiva, sapendo che la nostra vita è in mano a un Padre che non ci vuole perdere. Ricordiamoci allora di questo
e che ci aiuti davvero a vivere questo tempo d'avvento in un modo significativo, per non disperderci in mille cose inutili, ma puntare all'essenziale, pace e bene.